Buongiorno a Davide Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Caro Davide, eccoci qui, partiamo, cominciamo a leggere come sempre insieme a quest'ora i quotidiani, le prime pagine, non solo le prime pagine, naturalmente in base alle scelte dei vari quotidiani. Corriere della Sera che apre con la politica in senso stretto, Movimento 5 Stelle Lega sale la tensione, questa è la lettura del Corriere, Di Battista dice rendano i 49 milioni, da qui la tensione, Salvini risponde pensi a divertirsi in Guatemala, il carroccio frena sui negozi chiusi la domenica, tema di un'incandescente bellissima, grazie a voi, linea diretta, vanno escluse le città turistiche. Allora facciamo così Davide, ci togliamo tu subito, continuando e chiudendo la linea diretta, il tema domeniche chiuse e aperte, domanda secca, che tema è? È un tema assolutamente, diciamo, mal posto e fantasioso. Noi italiani siamo fra quelli che lavorano meno in Europa la domenica, siamo abbondantemente sotto la media europea. Meno di noi lavorano solamente in Austria, Portogallo e Germania. Su Portogallo non ci scommetterei, aggiornerei le statistiche, questi dati sono fonte Eurostat. Mi colpisce molto l'idea. Se dovessimo varare questa che è una demenzialità di far chiudere, di obbligare le persone a far chiudere, quelli che percentualmente lavorano di più sono i privati, gli indipendenti, i cosiddetti piccoli negozi, li ammazzate definitivamente se gli proibite di lavorare. Quello che trovo fantasioso è che eventualmente facciamo un'eccezione per le città turistiche. In Italia forse riusciamo a compilare un elenco di 10 che non sono turistiche, le altre sono tutte turistiche. L'Italia è tutta turistica. Vorrei capire chi è il sindaco che alza la mano e dice io non sono turistico. Se si potesse passare a qualcosa di più serio ne sarei felice. Tra l'altro, scusa Davide, se non sbaglio, se non ricordo male, fu Bersani quando era ministro a porre una questione di questo genere proprio facendo l'esempio delle cosiddette città turistiche, cioè arriva un po' da lontano, non è neanche troppo originale come proposta. Assolutamente, non è originale, ma nel tempo si inseguono, facciamo i turni, rimane aperto il 25%, poi no, facciamo 8 domeniche l'anno, che al mio paese sarebbe più o meno il 15%, ci sono dei problemi anche sull'aritmetica, ma viene da lontano, ma è una banalità. Allora procediamo adesso con la lettura dei quotidiani, andiamo sulla prima di Repubblica. Movimento 5 Stelle e Lega divisi sui 49 milioni, si apre anche il fronte europeo. Di Battista, le sentenze si rispettano, soldi da restituire, i grillini per le sanzioni a Orban, e questa è l'apertura. Ci sono vari altri temi sulla prima della Repubblica, scelgo questo che è di spalla a destra, cioè il titolino, poi l'approfondimento all'interno. Copyright vuol dire libertà, mi piacerebbe parlare di questo questa mattina, anche perché domani il Parlamento europeo a Strasburgo voterà una direttiva che apparentemente parla di diritti economici, ma che potrebbe modificare la qualità della democrazia e la sovranità dell'Europa. Raccontaci meglio, Davide. Dunque, la norma sul copyright che va domani appunto in votazione al Parlamento europeo e sarebbe, diciamo così, il tentativo di far rispettare alle grandi piattaforme digitali, Google per dire, Facebook e così via, il rispetto del diritto di chi ha creato un'opera, che sia uno scritto, che sia un disegno, che sia una canzone, che sia un film e così via. Senza questo rispetto, senza il copyright, inevitabilmente non è che tutto diventa di tutti e tutti hanno accesso a tutti, no, è che la qualità diminuisce perché nessuno riesce più a produrre coprendo i costi di produzione. Quindi è un tema fondamentale. Naturalmente sulle norme si può discutere questo. Quello che mi colpisce però è che paradossalmente questo tentativo che l'Unione Europea fa di affermare la propria sovranità su un tema, perché questo è una cosa che non è che i portoghesi si possono fare la loro legge, i francesi e i tedeschi si fanno ciascuno la propria, perché siamo dei microbi, dei nanerottoli rispetto al mercato complessivo e globale del digitale. Ecco, rispetto a questo tentativo di affermazione della sovranità da parte dell'Europa, sapete chi è contrario? Le forze sovraniste. Molto molto istruttivo questa loro contrarietà a un tentativo di affermazione della sovranità, questo ripeto al netto delle discussioni su ogni singola norma che sarebbe troppo complesso fare. Chiaro. Libero, il quotidiano di Feltri oggi titola l'ONU straparla, vuole indagare per razzismo gli italiani, invierà ispettori per valutare l'incremento di atti violenti contro migranti a Roma, anche se i reati sono in forte calo. Allora, al netto di ogni giudizio sulle ingerenze che l'Europa spesso fa sul nostro paese, te la metto giù così, ma è possibile che
Insomma, l'Europa ci dà una lezione quando gli stessi non hanno mantenuto l'impegno di appunto contribuire alla accoglienza di migranti sui vincoli della ridistribuzione di quelli che arrivano nel nostro paese. Noi negli anni ne abbiamo accolti tantissimi e certo non possiamo essere tacciati di razzismo. C'è stato sì qualche episodio che va condannato, ma insomma molto meno di quanti ce ne sono stati per esempio in Francia negli ultimi anni. Ecco, com'è possibile che noi come dire siamo destinatari di un'accusa così infame e silenziamo? Perché è tutto sbagliato. È l'informazione che è sbagliata, è la fonte, quei titoli sono fuori misura. Intanto ovviamente non si parla dell'Europa, ma è l'ONU, le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, io trovo inappuntabile e totalmente condivisibile la reazione del nostro Ministero degli Esteri, la Farnesina, il quale ha risposto testualmente, virgolette, allarme infondato, chiusi virgolette, hanno perfettamente ragione. L'allarme infondato, il resto delle reazioni è largamente al di sopra, diciamo, dai al di fuori della regolarità, del pensiero, e attualmente sono aperti dei focus di accertamento delle Nazioni Unite su temi sostanzialmente analoghi in Germania e negli Stati Uniti. L'ultima missione di accertamento dell'ONU è stata fatta nel 2016 ed riguardava, oltre che l'Italia, la Francia, la Grecia, la Bulgaria e la Macedonia, attualmente relativamente alla questione dell'immigrazione. Si concluse facendoci complimenti. Circa il resto, l'Italia accoglie immigrati assai meno degli altri paesi europei, meno della Francia, meno della Germania, molto meno della Francia, della Germania. Noi abbiamo un problema completamente diverso, che è quello dei cosiddetti irregolari o clandestini, che dir si voglia, però in tutto questo, in questa vicenda ONU, non Europa, in questa vicenda ONU, quello che trovo è singolare è questo desiderio disperato di cercare la rissa. Quello dice: faccio l'accertamento e ti tolgo i fondi, e come ti permetti, e non prendo lezioni da nessuno. Un po' di calma, magari uno accerta, vede come stanno realmente le cose, e ripeto, trovo totalmente condivisibile la reazione della Farnesina, allarme infondato. Ma poi scusami, non so, vorrei coinvolgere Giusy e Fulvio, ma a parlare Michelle Bachelet, che se non sbaglio ha lasciato l'incarico di presidente del Cile con una serie di fischi e che negli anni ha sostenuto fior di dittatori in giro per il mondo, o un profilo sbagliato quello che sto descrivendo? No, sostenuto di dittatori no, è stata molto discussa. Insomma, in patria. No, beh, lei la Bachelet, no? In Cile c'era Pinochet. Papà si batté contro Pinochet. Il papà di Pinochet fu ucciso da Pinochet. No, no, ma io parlo di suoi assist fatti. Vabbè, insomma, comunque ognuno poi la pensa come vuole. Andiamo a parlare di spread, che è un altro dei temi di oggi, giusto per cambiare quotidiano. Andiamo su Sole 24 Ore, questa è l'apertura: Piazza Affari al top in Europa, più 2-3%, spread in forte calo. Le rassicurazioni del governo sul deficit portano il differenziale sotto i 250 punti. Allora, questo dice il Sole 24 Ore, vorremmo invece il tuo parere, Davide. È un fatto positivo, naturalmente. Non c'è, io dico sempre, chi è interessato vada a guardare gli spread nel loro insieme, è uno schemino, sta sulle pagine online del Sole 24 Ore, facilissimo da leggere. Tanto non c'è speranza, non si riuscirà mai ad avere un'informazione sull'andamento dello spread in relazione anche agli altri, quindi quello dell'Italia è molto sceso ieri, come quello degli altri paesi europei. Rimane alto il nostro differenziale soprattutto da Spagna e Portogallo, ed è un'ingiustizia. Ma detto questo, ha funzionato cosa? Ha funzionato l'affermazione del ministro Tria, ministro dell'economia del governo Conte, no? Perché sembra uno che stia commentando le parole di un avversario, del governo attualmente in carica, il quale ha detto una cosa inappuntabile e giustissima, cioè ha detto: è inutile, è sciocco pensare di fare più deficit pubblico per avere più soldi, quei soldi pensi di spenderli per varie cose sociali, in realtà se ne vanno perché aumenta il tasso di interesse, perché se fai più debiti ti aumenta il tasso di interesse, quindi quella è una via sbagliata. Chi sa far di conto ha ascoltato, ha detto: oh, questo capisce della materia, e quindi in effetti un po' la febbre è scesa, un po'. Allora Davide, perdonami, per sottoporti il tema che riguarda il Presidente del Consiglio Conte e il concorso universitario, mi permetto di darti la mia opinione della serie che razza di opposizione è questa. Al netto di ogni giudizio sull'operato di Conte, ma io ho trovato un po' scorretto e inutilmente insinuante montare un caso su questa innocua e legittima partecipazione del Presidente del Consiglio a un concorso universitario. Non so cosa ne pensino Giusy e Fulvio, però insomma, che modo è di fare opposizione?
Condivido la tua opinione, è un modo sciocco di fare politica. Il Presidente del Consiglio, nella fattispecie, è un po' incespicato tra il non partecipo al concorso perché sono Presidente del Consiglio, oppure non vengo lunedì ma vengo un altro giorno a fare l'esame, ma sono dettagli, sono sciocchezze. Non mi attaccherei a questo. Il tema, secondo me, importante è un altro. E cancello i nomi da questo commento perché i nomi finiscono col fuorviare. Cattedra di diritto privato, concorso, 3 partecipanti, di cui uno è l'allievo dell'attuale titolare, nonché suo ex socio a studio. Un altro è figlio di professore universitario. Ma vi pare normale? Cioè, non è proprio questo il problema. Il problema non è Tizio, Caio, Sempronio. È un mondo autoreferente di distribuzione di cattedre mediante concorso, diciamo così, non particolarmente aperto. Questo è il tema. Non credo che sia alla portata della Iena neoconfermata. È un tema sistemico dell'università italiana. Infatti, chi è che ha appoggiato, senza far nomi, ma insomma va anche fatto, Conte? Il professor Alpa, cioè quello di cui dovrebbe prendere. È tutto un cerchio che si chiude, amici che si stringono le mani. Il tema va oltre Conte. Grazie, no, a Davide. Non c'è dubbio. Dopodiché, in altra pagina, leggi l'italiano che se ne va all'estero perché non trova posto in Italia nell'università, ricercatore prezioso che abbiamo. La ragione è questa. È proprio esattamente questo. Grazie, carissimo. Naturalmente, ci ritroviamo domani puntuali per grazie il commento. A voi, buona giornata. A tutti.